In Italia abbiamo il peggiore sistema previdenziale d'Europa. Non risponde alle esigenze delle persone, in particolare dei giovani, non risponde al principio di giustizia, è pieno di iniquità e non aiuta il sistema produttivo. Inoltre, l'inseguimento sistematico dell'aspettativa di vita non ha alcuna relazione con il lavoro concreto delle persone, non considera per nulla importante o rilevante quanti anni si lavora. Così la segretaria generale della CGIL Susanna Camusso ha concluso un convegno organizzato a Roma dal sindacato lo scorso 10 luglio per chiedere interventi concreti sulle pensioni. Soprattutto bisogna essere chiari da dove siamo partiti, quindi da una piattaforma unitaria. Abbiamo aperto un confronto con il precedente governo, avevamo ottenuto alcune cose, ci sono ancora molte cose che devono essere rimesse in fila e ottenute. Una fra tutte, quella su cui noi puntiamo molto, è la pensione di garanzia per i giovani per dare una risposta alle nuove generazioni, che tra l'altro nell'immediato non avrebbe un costo, ma è un impegno politico importante. Certo è che la pensione di garanzia per i giovani ha bisogno poi di provvedimenti concreti anche sul lavoro. Poi c'è una grande risposta che attendono i pensionati per quanto riguarda la rivalutazione delle loro pensioni, che è ferma da tempo e che ha bisogno, per quello che è scritto nella piattaforma, di risposte concrete, ritornando intanto a quelli che erano i presupposti dei precedenti provvedimenti. Quindi una rivalutazione per fasce, eccetera, superando gli attuali blocchi. L'ipotesi di introdurre quota 100 non risolve i problemi perché crea, dice la CGIL, una divisione nel paese. Parla solo agli operai maschi del nord e a parte del pubblico impiego, mentre c'è necessità di pensare ai giovani e alle donne. Quanto al taglio delle pensioni d'oro, significherebbe aprire il varco al ricalcolo delle pensioni, una scelta drammatica che metterebbe a rischio la certezza del diritto. Diciamo che siamo disposti a parlare con il governo, ma non siamo disposti a soluzioni peggiorative per quanto riguarda le persone che rappresentiamo, perché parlare di quota 100 può essere una cosa che darebbe risposte a molte persone, poi bisogna vedere in questa quota 100 che cosa c'è. Ecco, su questo mi risulta che quello che verrebbe fuori sia un'età a 64 anni e un'età a 64 anni e un'ipotesi che parlava di contributivo sarebbe addirittura peggiore dell'APE social, quella che c'è attualmente in vigore. Pensioni e sanità, e per quest'ultima la necessità di un sistema sanitario realmente pubblico e che ha bisogno di essere rifinanziato, sono due dei temi affrontati nel percorso congressuale del sindacato. In Toscana sono previste un totale di 800 assemblee fino ai primi di ottobre, per arrivare al congresso regionale dello SPI CGIL l'8 e 9 novembre ad Arezzo. Stiamo puntando sulla partecipazione perché abbiamo bisogno di parlare con il maggior numero di persone possibile per spiegare qual è il nostro progetto, il nostro programma. Il nostro è un congresso importante, soprattutto nel momento in cui viene svolto. Io credo che, come qualcuno ha detto prima di me, le grandi organizzazioni sono quelle che uniscono e non dividono. I piccoli leader sono quelli che cercano di dividere e non di unire. Bene, la CGIL è una grande organizzazione, deve fare un passo avanti, con questo congresso lo faremo. Chiediamo alla gente di venire a partecipare alle nostre assemblee, di confrontarsi con noi.